Ed eccoci qua, buongiorno e bentrovati a Real Time Analysis, bentrovati in diretta sulle fonti TV. Andiamo a vedere velocemente come si stanno comportando i listini europei in questo momento. Il DAX di Francoforte cede l'1,61%, il CAC 40 di Parigi l'1,41% sotto la parità, il FTSE MIB meno 1,25%, meno 1,72%, scusate, in area 21.606 punti. In effetti è sotto i 22.000 punti, ovviamente sotto i riflettori rimane il comparto bancario, in particolar modo l'Unicredit. Intanto in corso il consiglio d'amministrazione straordinario che dovrebbe, ovviamente, secondo le indiscrezioni stampa, formalizzare la designazione di Andrea Orcel, il futuro CEO della banca, in sostituzione di Jean-Pierre Mustier. A noi ne parleremo ovviamente nel corso della nostra diretta. Andiamo a vedere velocemente anche il mercato obbligazionario, anche in vista della crisi di governo. Di qui ne parleremo ovviamente anche dei scenari più probabili. A questo punto il decennale italiano rende lo 0,64, lo spread tra il BTP e Bund stabile a 119 basi, punti base, in questo momento in leggero allargamento. Il decennale americano rende l'1,02%. Per quanto invece concerne i futures di Wall Street, sono ben sotto la parità, insomma assomigliano a livello di performance la performance europea, in attesa della Fed, non solo delle trimestrali dei big tech, Apple, Facebook e Tesla. Stasera, dopo i closing bell, dopo una trimestrale da record che abbiamo visto ieri da Microsoft, e non solo, l'intero comparto dei semiconduttori, grande trimestrale per i semiconduttori. Noi ne parleremo anche di questo a Rush Hour. Ora andiamo subito a vedere il nostro TG News. Scontro UE ed AstraZeneca. Bruxelles contesta le dichiarazioni del CEO di AstraZeneca, Pascal Soriot, e chiede lo svincolo dalla clausola di segretezza per poter pubblicare il contratto. Lo si apprende da fonti UE, in particolare le fonti chiariscono che non è previsto che la produzione delle dosi per l'UE debba essere limitata alla fabbrica in Belgio, ma può avvenire anche nel Regno Unito. Oggi alle 18:30 è prevista una riunione del comitato direttivo sui vaccini UE con AstraZeneca, in cui si insisterà sulla consegna delle dosi. Crisi di governo, nasce il gruppo degli europeisti. Dopo le dimissioni di ieri di Giuseppe Conte, si apre ufficialmente la crisi di governo. Nel pomeriggio cominceranno le consultazioni al Quirinale, che si concluderanno entro venerdì alle 17. La prima a salire al colle sarà la presidente del Senato, Elisabetta Casellati. Alle 18 sarà la volta del presidente della Camera, Roberto Fico. È ufficiale però il nuovo gruppo di responsabili al Senato per Conte. È nato il gruppo europeista, lo riferiscono all'ADN Cronos, fonti parlamentari della maggioranza. Sono 10 componenti e si chiama Europeisti MAIE Centro Democratico. Tra i costruttori, tra l'altro, spiega chi ha lavorato alla costituzione della nuova formazione, manca l'ex azzurra Sandra Leonardo. I dettagli tra poco. Intanto andiamo a vedere anche le trimestrali degli Stati Uniti. Ovviamente siamo entrati nel vivo della stagione dei conti societari a Wall Street dopo la trimestrale da record di Microsoft. Oggi seguono i risultati di Apple, Tesla e Facebook, ovviamente dopo il closing bell. E non solo, l'asticella delle aspettative è come sempre altissima. Continua intanto il rally di GameStop, che si è attestata in questo momento a $148 per azione, in rialzo del 93% in preapertura. Questo è tutto per il nostro TG News. Ed eccoci qua, bentornati a Real Time Analysis. Come abbiamo visto anche del nostro TG News, i market mover, le notizie sono tantissime. In primis siamo in attesa delle trimestrali dei big tech, in questo caso Apple, Tesla e Facebook, e non solo, abbiamo visto Microsoft con dei risultati veramente strepitosi, soprattutto grazie ai videogames e Azure Cloud, e noi ne parleremo più avanti. Torniamo intanto alla situazione in Italia, perché è altrettanto interessante
interessante la reazione del mercato, che possiamo dire che quasi non c'è una reazione appunto a questa crisi di governo, perché il timing non sembra proprio il massimo, sia a livello di situazione globale, ovvero è la pandemia che mette in difficoltà un po' tutti i paesi, ma poi in particolar modo l'Italia, questa è solo l'ennesima crisi di governo, sicuramente non la prima. Siamo in compagnia di Robert Baron, presidente di Delta Hedge. Buon pomeriggio Robert, grazie per essere con noi. Grazie a voi, grazie dell'invito. Allora, io vorrei partire velocemente con che cosa disturba i mercati europei. Ieri abbiamo visto anche una chiusura piuttosto negativa di Wall Street, quindi è messo in pausa il rally, perché a tuo avviso? Ma sono i dati sulla pandemia che vengono a prevalere su quello che sono i dati macroeconomici. Se si è visto l'andamento delle ultime sessioni, soprattutto della giornata di lunedì, ci si è ritrovati con una fase di flessione nonostante dati macro buoni o molto buoni. Anche i dati di oggi sui beni durevoli negli Stati Uniti sono dei dati buoni, migliori delle aspettative, ma nonostante ciò il mercato è in un mood negativo di contrazione, perché tutte queste chiusure e la situazione generale da un punto di vista della campagna dei vaccini va a rilento, creano sicuramente un nuovo stop e una nuova riduzione in questo trimestre del PIL. Sappiamo che il primo trimestre dell'anno per la maggior parte dei paesi è un trimestre importantissimo, è un trimestre in cui si sviluppano una serie di nuovi investimenti, nuove iniziative, e queste chiusure di certo non favoriscono una situazione di questo tipo. E poi, se si vanno ad analizzare anche le ultime dichiarazioni da parte di esponenti delle banche centrali, vedasi la BCE, le preoccupazioni per una fase di contingenza negativa ci sono, e quindi il mercato è riuscito a tradurle proprio in una giornata in cui tutto sommato i dati fondamentali sono buoni. Ecco, infatti hai fatto bene a sottolineare, sono appena usciti i dati macro appunto degli Stati Uniti, stiamo vedendo principali ordinativi di beni durevoli mensile, ovviamente questo è il dato mensile per il mese di dicembre, più 0,7%, il dato previsto più 0,5%, invece il precedente è allo 0,8%, ordinativi di beni durevoli mensile dicembre al ribasso dello 0,2%, il dato previsto in rialzo dello 0,9%, il dato precedente all'1,2%, e poi beni durevoli esclusi mezzi per la difesa mensile per il mese di dicembre attestatosi a 0,5%. Questi sono i dati macro che stiamo vedendo in questo momento, poi ovviamente alle 16.30 usciranno altri dati macro, soprattutto più legati ovviamente al petrolio e insomma tutte le materie prime degli States. Noi torneremo ovviamente anche su questo punto. Intanto vorrei andare a vedere velocemente come sta performando UniCredit, perché è il titolo più chiacchierato a Piazza Affari almeno nelle ultime giornate, per un motivo ben chiaro: ovviamente il nuovo amministratore delegato, che dovrebbe essere Andrea Orsel, almeno secondo le indiscrezioni stampa. E Robert, tu come operatore di mercato appunto volevo capire perché questo ottimismo, che cosa cambia per l'azienda, ovviamente senza alcun dubbio il profilo e il CV di Andrea Orsel è strepitoso, ma come lo è quello di Jean-Pierre Mustier? Ma l'ottimismo va letto soltanto per l'uscita da una situazione di impasse che si era creata con le dimissioni di Mustier e che aveva creato una situazione di debolezza sul titolo, debolezza che tuttavia non è ancora del tutto scomparsa, anzi il titolo si trova comunque in questa fase di lateralizzazione e di tendenza di medio e lungo periodo ancora negativa, su breve magari è un po' più neutrale a parte la sessione di oggi, ma si trova con una situazione di difficoltà. Ora, la nomina di un nuovo amministratore delegato sblocca una situazione che era diventata difficile, una situazione in cui non si avevano nuove prospettive, cioè l'amministratore attuale non sta lavorando per prospettive nuove, ovviamente perché è in uscita. Quindi, con il passaggio di consegne che mi auguro avverrà quanto prima, prima della scadenza dell'attuale contratto per Mustier, è probabile che ci sia poi una presa in carico più decisa e quindi un cambio di passo. Ricordiamo che è l'anno questo del cambiamento, cioè l'anno della pandemia, quindi 2020, questo 2021, è l'anno del cambiamento dei grandi CEO delle banche, quindi passando da
BNP Paribas, ma UBS stessa, le banche svizzere in generale, Lloyds Bank, a tante altre banche sono cambiati i numeri uno perché si è una realtà molto diversa. A fronte di un quadro congiunturale con tassi estremamente negativi e con una situazione della pandemia globale con enormi rischi che ci sono per banche anche di tipo commerciale, abbiamo la necessità di avere delle persone a guida delle banche che abbiano un diverso dinamismo e un diverso modo di concepire. I dati recenti di molte banche, da Goldman passando a UBS, hanno dimostrato degli utili straordinari, ma sono tutti utili derivanti da un'attività di trading che è contingente all'enorme massa di liquidità e alla situazione attuale. Un'attività di questo tipo difficilmente potrà essere procrastinata e reiterata per i prossimi trimestri, per cui ci si trova in una situazione di rilancio. La banca stessa, Unicredit, ha la necessità da tempo di trovare, diciamo, la soluzione per il reintegro, comunque per quell'operazione di quasi salvataggio che è necessario per il Monte dei Paschi e sulla quale pesa come una spada di Damocle ed è della decisione più difficile. Quindi la figura di Ossè, da un certo punto di vista, è una figura con una grande esperienza bancaria nei grandi gruppi bancari e potrebbe essere, visto che conosce bene l'oggetto Monte Paschi, potrebbe essere bene una figura che può integrare questa fase e procedere ad un nuovo rilancio dell'istituto. Ecco, infatti volevo soltanto capire che cosa possiamo attenderci a livello di M&A, ovvero merger and acquisition, perché era consigliato questa attività di consolidamento anche della stessa BCE, perché effettivamente le banche europee si trovano in difficoltà, soprattutto rispetto alle banche americane. Abbiamo visto solo qualche giorno fa le trimestrali almeno del Main Street banche, ovvero quelle principali, però anche quelle più piccole hanno dimostrato una resilienza, soprattutto in questo momento così delicato. Invece in Europa molto probabilmente, come anche negli States, certamente probabilmente ci sarà anche un'ondata di NPL. Volevo capire anche il punto con Monte dei Paschi: a tuo avviso potrebbe esserci una fusione o meno, e quanto importa per il mercato? Ma Monte dei Paschi è una soluzione di un problema esclusivamente italiano. Dobbiamo guardare il sistema delle banche a livello europeo, delle quali la BCE ha il controllo del governo, come un sistema ancora in evoluzione. Siamo principalmente all'anno zero di questa evoluzione. L'idea è che ci possono essere delle operazioni di fusione e di compartecipazione o delle nuove unità a livello bancario europeo sono necessarie. Sappiamo che ci sono istituti in difficoltà in Europa, anche nei paesi meno sospettabili come la Germania, e sappiamo che c'è la necessità di crescere da un punto di vista di dimensioni per competere con quelle non solo del sollevante della Cina, ma soprattutto con i grandi colossi americani. Le nostre banche europee sono estremamente piccole per dimensioni e sono state molto molto legate ad una questione di territorialità. Quindi l'uscita da questa fase qui sarà uno dei temi importanti di questa fase e sarà uno dei temi che dovremo vedere da qui a breve. Per cui il passaggio, per così dire, dell'operazione Monte dei Paschi è un passaggio tutto italiano, ma mi aspetto che poi Unicredit sia una banca che con questa nuova guida passi ad operazioni ben più interessanti di incorporazione o addirittura di fusione con altre banche a livello europeo. Quindi Unicredit diventerà una delle banche più interessanti da un punto di vista di possibilità di avere ulteriori fasi di fusione. Quindi sul breve va vista ancora come un titolo estremamente debole perché c'è un passaggio di consegne e c'è una situazione in corso, ma nel medio-lungo termine potrebbe essere una delle sorprese. Ecco, questa era un'analisi molto positiva per quanto concerne l'Unicredit. Avevamo bisogno di un po' di ottimismo, a dir la verità. Spostiamoci subito a Wall Street, perché i futures indicano un'apertura ben sotto la parità, anzi anche il Nasdaq, come è uno degli indici preferiti dei nostri telespettatori, cede lo 0,81%, l'S&P 500 l'1,10% sotto la parità, il Dow cede 316 punti solo in preapertura. Vorrei farvi vedere velocemente anche Boeing, in
preapertura, eccolo qua, cede 3,5%, sono uscite le trimestrali, una perdita trimestrale di 15,25 dollari per azione, che ovviamente includeva gli 8,3 miliardi di dollari di spese relative al 737 MAX e un ritardo nel programma 777X, tra gli altri fattori ovviamente. I ricavi di Boeing sono stati superiori alle previsioni di Wall Street, separatamente però le autorità di regolamentazione dell'UE hanno autorizzato il MAX per un ritorno in servizio in Europa. Questa è una notizia molto importante perché il 737 è già stato autorizzato a tornare in servizio negli Stati Uniti, ora in Europa. Questo è il grafico ad un anno, bisogna dire che è stato un anno e mezzo, non solo un anno, forse anche due anni, molto difficili per Boeing, soprattutto a livello fondamentale. Poi il titolo ha performato anche abbastanza bene vista la situazione. Guardiamo anche un po' la performance, diciamo, a più lungo termine: ad un mese è in calo dell'8%, a tre mesi però in rialzo del 21%, e nell'ultima settimana ha ceduto il 4%. Andiamo a vedere anche Microsoft in preapertura, perché quello che abbiamo visto ieri ha sorpreso anche i più grandi ottimisti. Ecco, come possiamo vedere, guadagna quasi il 2% in rialzo. Ovviamente Microsoft ha aperto le danze dei conti dei big tech anticipati finora solo da Netflix nella nicchia, per quanto calda, dello streaming, e sono addirittura danze a ritmo di record. Andiamo a vedere velocemente i numeri. Nel secondo trimestre fiscale la società tra ottobre e dicembre 2020, grazie soprattutto ad un exploit nella domanda dai servizi cloud ai videogiochi, ha riportato un giro d'affari ai massimi storici, lievitato del 17% a 43,1 miliardi di dollari, profitti a loro volta balzati del 30% a 15,5 miliardi. Poi accanto a cloud e videogaming ha beneficiato anche di migliori vendite dei suoi portatili Surface, quindi qua si tratta di numeri molto importanti. Anche l'intero segmento dell'Intelligent Cloud, che comprende a fianco di Azure Server e altri servizi per le aziende, ha riportato un incremento del 23% del fatturato a 14,60 miliardi, ben sopra le attese di Wall Street che erano per 13,77 miliardi. Quindi stiamo parlando di incrementi sia dei ricavi che dei profitti. Volevo appunto sentire anche il tuo parere, Robert, per quanto concerne il comparto tech degli Stati Uniti e soprattutto ciò che abbiamo visto sinora. Vorrei sottolineare che anche i semiconduttori hanno fatto bene. Beh, bisogna notare che questa settimana hanno registrato nuovi record massimi storici assoluti, quindi nonostante oggi sia una giornata difficile, è in atto una fase di correzione tecnica, ma è soprattutto evidente dopo lo strappo che c'è stato nell'ultima ottava. Se si va a riprendere un po' gli indici e si va a vedere per esempio il Nasdaq e anche l'indice dei semiconduttori stessi, il Philadelphia Semiconductor, sono indici che strappano continuamente a rialzo e si allontanano molto dalle proprie medie di salita, e poi dopo ovviamente vanno a ricostituire una base, quindi fanno un ritorno tecnico dove ci sono di nuovo pronti investitori ancora una volta a comprare. Speriamo che sia così anche questa volta, nel senso che comunque lo Standard & Poor's ha registrato massimi storici un paio di sessioni fa. La questione più debole è legata ai ciclici del settore del Dow. Il Russell stesso, come Russell come indice, è sui massimi storici, cioè due giorni fa aveva registrato nuovi massimi storici, tenuto sempre come chiusure giornaliere. Quindi è una situazione comunque di forza. Dati delle trimestrali stanno battendo le stime che erano leggermente state riviste al ribasso, e quindi è più facile che le battano, ma lo stanno battendo con numeri straordinari per le grandi big. Osserveremo i numeri prossimi tra Facebook, Tesla, ma anche Google stessa. Quella cosa importante è riuscire a capire che queste società stanno praticamente divorando il mercato e sono società leader. C'è un'azienda come Microsoft che ha vendite per oltre 40 miliardi in un trimestre. Bisogna pensare che 10 anni fa era il risultato annuale dell'azienda stessa, e che quindi, cioè, il fatturato è quadruplicato o qualcosa del genere,
negli ultimi 10 anni. Quindi stiamo vivendo una nuova stagione, nell'ultimo anno si è vissuta una nuova stagione di incremento sostanziale di quello che è tutta la tecnologia riservata non solo alle attività casalinghe, personali, ma soprattutto alle attività anche aziendali, e tutta la fase dello smart working ha incrementato notevolmente questo aspetto. Microsoft ha avuto un risultato straordinario su tutte le proprie linee di business, per cui Eh sì. l'incremento è fantastico, perché proprio non c'è una linea di business unica come potrebbe essere, per esempio, per Apple, che ha dei dati, che avrà dei dati, che potrebbe avere una linea che tira più delle altre. Microsoft ha avuto un andamento forte su tutte le proprie attività di business, quindi è un risultato non solo straordinario, ma che dà veramente il senso di quello che è il valore di questa grande azienda multinazionale, e dà il valore anche dell'indice stesso del Nasdaq. Ricordiamo che le prime 5 aziende del Nasdaq performano e tengono l'indice proprio perché rappresentano, non solo per capitalizzazione, ma per punto di riferimento, l'indice stesso, e quindi l'andamento di queste prime 5 aziende è molto diverso dall'andamento del resto delle altre 95 aziende del Nasdaq 100. Infatti volevo chiederti anche velocemente un parere per quanto concerne Boeing, come ho detto, un titolo, un'azienda che ha sofferto tanto nell'ultimo anno. Intanto ricordo a chi ci segue che ha portato trimestrali perdite record da 15,25 dollari a operazione, che includeva gli 8,3 miliardi di dollari di spese relative al 737 Max e un ritardo nel programma 777X tra gli altri fattori. Ricordo anche a chi ci segue che le autorità di regolamentazione dell'Unione Europea hanno autorizzato il 737 Max per un ritorno in servizio in Europa. Intanto Boeing cede in preapertura dopo le trimestrali il 3,5%. Robert, volevo chiederti se a tuo avviso è una buona opportunità d'acquisto. Beh, qui no, lo era alcuni mesi fa, lo sarà molto probabilmente di nuovo. Quota 200, ma sopra 200 era un'opportunità di realizzo tra 2,10 e 2,20, senza aspettare le resistenze tecniche che sono ben tracciate anche a livello grafico, ma è soprattutto la natura dei bilanci che manca in questo momento, e manca la prospettiva. Quindi bisogna attendere una debolezza del mercato e soprattutto una debolezza di questo settore e del titolo, e per debolezza si intende volumi importanti, e comunque andare sotto la base tecnica che è tra 178 e 180. Fino a che non si registrano queste condizioni, non è una buona opportunità. Si tratta in questo momento di un'opportunità ancora short, e quindi è un titolo che viene coltivato non per un'opportunità di investimento, ma per il Grazie mille, Robert Baron, presidente di Delta Hedge. Grazie per trading. Grazie essere a voi. stato con noi e buon proseguimento. Altrettanto. Allora, intanto, prima di andare in pausa pubblicitaria, vi vorrei far vedere velocemente come sta performando AT&T, per il semplice fatto che anche AT&T ha riportato le trimestrali proprio poco fa e sono state, diciamo, un po' sotto le attese. Non riesco. Eccolo qua. Siamo riusciti a trovare anche il grafico di AT&T, superato le stime sia nella parte superiore, ovvero per quanto concerne i ricavi, che per quanto concerne i profitti. Separatamente, l'AT&T è stata colpita da una causa legale da 1,35 miliardi di dollari da parte di Network Apps con sede a Seattle, che ha accusato l'AT&T di aver rubato la sua tecnologia di sincronizzazione dei dispositivi a seguito della fine di una joint venture tra le due società. Intanto AT&T in preapertura di mercato cede un po' di terreno, più o meno il 2,5%, come possiamo vedere. Microsoft invece in rialzo e siamo in attesa stasera di vedere le trimestrali di Apple, Facebook e certamente Tesla, tutti quanti un po' sopra la parità poco prima dell'apertura dei mercati. Ne parleremo anche di un altro titolo estremamente interessante, GameStop, un titolo che ha fatto record inspiegabili fino a questo punto, però solo dopo la pubblicità.